21 novembre, la giornata nazionale dell'albero. Ci troviamo in piazza Carignano, dove una delegazione di Aster guidata dal dottor Riccardo Alberici porterà alcuni visitatori a vedere il patrimonio boschivo della nostra città. Ecco, la giornata nazionale dell'albero è festeggiata in tutta Italia, in particolare a Genova si trova una serie di alberi di diverso tipo. La storia della giornata nasce già dai Romani, ma non andiamo nella storia, andiamo nel dettaglio della giornata. Il dottor Riccardo Alberici ci spiega la giornata che Aster ha preparato per i visitatori. Sì, abbiamo voluto festeggiare questa giornata con una iniziativa che è rivolta a un gruppo ristretto, perché ovviamente non possiamo accollarci l'onere di accompagnare grossi numeri in giro per la città. Però l'idea è quella di far scoprire alla gente, o comunque far vedere alla gente che ne ha il desiderio, come noi vediamo e viviamo gli alberi tutti i giorni. Noi che ci occupiamo del verde urbano lo facciamo per professione, però è anche una passione, quindi volevamo condividere questa giornata di festa dell'albero con coloro che come noi condividono questa passione. Diciamo uno sguardo allargato a questi ospiti viventi della nostra città che ci accompagnano nel quotidiano, ma che spesso trascuriamo oppure facciamo finta di non vedere, eppure vivono vicino a noi. Ecco, alle nostre spalle, per esempio, abbiamo già un bellissimo albero, sempre verde, e è una delle caratteristiche di questa pianta. Sì, gli alberi li dividiamo in tante categorie, però la più macroscopica è quella di alberi sempreverdi oppure alberi spoglianti. È ovvio che ognuno ha le sue peculiarità, nel senso che l'albero spogliante ci fa vedere l'autunno, proprio ce lo rende visibile con i colori gialli, rossi delle sue foglie. L'albero sempreverde, per quanto comunque rimanga sempre vestito, anche lui cambia le foglie, però prima di far cadere le vecchie mette le nuove, quindi ci appare come sempre verde. Non esiste una preferenza, cioè non si può dire sono più belli gli alberi sempreverdi, gli alberi spoglianti, ognuno ha una sua peculiarità. E dunque dobbiamo, diciamo, scoprire, diciamo, valorizzare il loro portamento naturale, il loro modo di vivere, cercando di interpretare, di capire qual è la loro biologia, il loro modo di affrontare la vita e il mondo. Gli alberi fanno parte del nostro quotidiano. Noi viviamo in una città dove gli alberi li vediamo, sono parte del paesaggio, ma non sappiamo e non li valorizziamo come esseri viventi, perché gli alberi sono viventi e tutti i giorni ci forniscono il loro lavoro, cioè l'ossigeno. L'albero sempreverde ovviamente dà ossigeno tutti i giorni, l'albero spogliante quando è senza foglie che cosa fa? Non ne dà, però magari non sappiamo che durante il periodo di vegetazione ne dà più degli altri. Dipende molto dalla velocità di fotosintesi e dalla velocità con cui loro traducono le molecole gassose e liquide che assorbono dal terreno in zuccheri, rilasciando questo famoso ossigeno di cui noi abbiamo estremo bisogno. Questo non dipende dal fatto che sia sempreverde o spogliante. Certo, l'albero sempreverde durante l'inverno continua la sua attività, però la velocità di lavoro è molto ridotta, quindi gli stomi, che sono quelle aperture che rilasciano l'ossigeno nell'atmosfera, quantitativamente ne danno meno. E quindi non è detto che un albero sempreverde sia più funzionale di un albero spogliante rispetto al rilascio di ossigeno. È stagionale, quindi l'albero sempreverde lo fa continuativamente, ma magari anche in proporzione minore. L'albero invece spogliante durante la stagione vegetativa ha più velocità e più quantità di ossigeno rilasciata, che però poi con l'autunno si interrompe e aspetta. Un altro punto interessantissimo, ovviamente, che credo oggi sia la giornata dedicata alle radici. Le radici dell'albero hanno una funzione formidabile.
È quella parte di albero di cui spesso ci dimentichiamo, eppure è la parte fondamentale che ci garantisce la stabilità degli alberi e la loro sopravvivenza, perché comunque nelle radici si immagazzinano la maggior parte delle sostanze di riserva che l'albero produce come alimentazione per se stesso e come alimentazione appunto di riserva che si tiene buono per le stagioni di magra, oppure per reagire a tutte quelle a quei momenti difficili che deve affrontare durante l'arco della sua vita. Grazie, dottor Alberici, e invitiamo ovviamente a ricordare ai cittadini, ai lettori, che la giornata nazionale dell'albero è oggi, ma gli alberi vivono sempre, tutto l'anno, e cerchiamo di curarli e mantenerli anche noi. Grazie.